Rivolgo un saluto cordiale ai Presidenti del Senato, del Consiglio dei Ministri, della Corte Costituzionale, al Vicepresidente della Camera, a tutti i presenti, agli ambasciatori di Croazia e Slovenia, ai rappresentanti delle comunità italiane in Croazia e Slovenia. Ringrazio per i loro interventi il Ministro Tajani, anche per le considerazioni che ha svolte sull'attualità e le prospettive. Ringrazio il Presidente De Vergottini, ringraziandolo per la costante, impegnata e generosa opera che presta su questo fronte. Ringrazio il Professor Rossi, le signore Rivaroli e Hafner per le testimonianze commoventi che ci hanno recato. Sono lieto di incontrarle qui, di incontrare nuovamente la signora Hafner qui al Quirinale. Ringrazio molto la nostra conduttrice Viola Graziosi anche per le letture che ci ha donato e che hanno coinvolto tutti quanti questa mattina. Ringrazio il brillante complesso dell'Orchestra Tardini. Sono passati quasi 80 anni dai terribili avvenimenti che investirono le zone del confine orientale e 20 anni dall'istituzione del giorno del ricordo deliberata dal Parlamento a larghissima maggioranza. Giorno dedicato alla tragedia degli italiani e tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. Lungo tempo è trascorso da quegli eventi, ma essi sono emotivamente a noi vicini. Questo consente, in una vicenda storica complessa e ancora soggetta a ricerche, dibattiti storiografici e politici, di stabilire dei punti fermi e di delineare alcune prospettive. In quelle martoriate, ma vivacissime terre di confine, che da secoli ospitavano popoli, lingue e culture, alternando fecondi periodi di convivenza a momenti di contrasto e di scontri, il secolo scorso ha riservato la tragica e peculiare sorte di vedere affiancati a pochi chilometri di distanza, in una lugubre geografia dell'orrore, due simboli della catastrofe dei totalitarismi, del razzismo, del fanatismo ideologico e nazionalista. La risiera di San Saba, campo di concentramento e di sterminio nazista, e la foiba di Basovizza, uno dei luoghi dove si esercitò la ferocia titina contro la comunità italiana. Quel territorio, intriso di storie e di civiltà, condivise lo stesso tragico destino di molti paesi dell'Europa centro-orientale, che dopo la sconfitta del nazifascismo si videro negate le aspirazioni alla libertà, alla democrazia e alla autodeterminazione a causa dell'instaurazione della dittatura comunista imposta dall'Unione Sovietica. Milioni e milioni di persone in quei paesi si videro allora espulse dalla terra che avevano abitato, costrette a mettersi in cammino alla ricerca di una nuova patria. Un muro di silenzio e di oblio, un misto di imbarazzo, di opportunismo politico e talvolta di grave superficialità si formò intorno alle terribili sofferenze di migliaia di italiani, massacrati nelle foibe o inghiottiti nei campi di concentramento, sospinti in massa ad abbandonare le loro case, i loro averi, i loro ricordi, le loro speranze, le terre dove avevano vissuto, di fronte alla minaccia dell'imprigionamento, se non della eliminazione fisica. Il nostro Paese, per responsabilità del fascismo, aveva contribuito a scatenare una guerra mondiale devastante e fratricida. E fu grazie anche al contributo dei civili e dei militari, alla lotta di liberazione e all'autorevolezza della nuova dirigenza democratica che all'Italia fu risparmiata la sorte dell'alleato tedesco, il cui territorio e la cui popolazione vennero drammaticamente divisi in due. Questo tuttavia non evitò che le istanze legittime di tutela della popolazione italiana residente nelle zone del confine orientale
fossero osteggiate, frustrate e negate. Il nostro muro di Berlino, certamente ben minore per dimensioni, ma con grande intensità delle sofferenze provocate, passava per il confine orientale, per la cortina di ferro che separava in due Gorizia, allontanando e smembrando territori, famiglie, affetti, consuetudini, appartenenze. Il nuovo assetto internazionale, venutosi a creare con la divisione in blocchi ideologici contrapposti, secondo la logica di Yalta, fece sì che passassero in secondo piano le sofferenze degli italiani di Istria, di Dalmazia, di Fiume. Furono loro a pagare il prezzo più alto delle conseguenze seguite alla guerra sciaguratamente scatenata con le condizioni del trattato di pace che ne derivò. Dopo aver patito le violenze subite all'arrivo del regime di Tito, quei nostri concittadini, dopo aver abbandonato tutto, provarono sulla propria sorte la triste condizione di sentirsi esuli nella propria patria, fatti oggetto della diffidenza, se non dell'ostilità, di parte dei connazionali. Le loro sofferenze non furono per un lungo periodo riconosciute. Un inaccettabile stravolgimento della verità, che spingeva a trasformare tutte le vittime di quelle stragi e i profughi dell'esodo forzato in colpevoli accusati indistintamente di complicità e connivenze con la dittatura, e a rimuovere, fin quasi a spellerla, la drammatica vicenda di quegli italiani dal tessuto e dalla storia nazionale. La ferocia che si scatenò contro gli italiani in quelle zone non può essere derubricata sotto la voce di atti, comunque ignobili, di vendetta o, sommaria giustizia contro i fascisti occupanti, il cui dominio era stato, sappiamo, intollerante e crudele per le popolazioni slave, le cui istanze autonomistiche e di tutela linguistica e culturale erano state per lunghi anni negate e represse. Le sparizioni nelle foibe o dopo l'internamento nei campi di prigionia, le uccisioni, le torture commesse contro gli italiani in quelle zone, colpirono funzionari e militari, sacerdoti, intellettuali, impiegati e semplici cittadini che non avevano nulla da spartire con la dittatura di Mussolini, e persino partigiani antifascisti, la cui unica colpa era quella di essere italiani, di battersi o anche soltanto di aspirare a un futuro di democrazia e di libertà per loro e i loro figli, di ostacolare l'annessione di quei territori sotto la dittatura comunista. Le foibe e l'esodo hanno rappresentato un trauma doloroso per la nascente Repubblica, che si trovava ad affrontare l'eredità gravosa di un paese uscito sconfitto dalla guerra. Quelle vicende costituiscono una tragedia che non può essere dimenticata. Non si cancellano pagine di storia tragiche e duramente sofferte. I tentativi di oblio e di negazione o di minimizzare sono un affronto alle vittime, alle loro famiglie e un danno inestimabile per la coscienza collettiva di un popolo e di una nazione. L'istituzione del Giorno del Ricordo, con tante iniziative da essa scaturite, con ricerche, libri, dibattiti, ha avuto il merito di riconnettere la memoria collettiva a quel periodo, a quelle sofferenze, dopo anni di rimozione. Ha reso verità a tante vittime innocenti e al dolore dei loro familiari. Tutto questo è stato importante, doveroso, pur se in ritardo, giusto, ma non è sufficiente. Il ricordo, la memoria della persecuzione e delle tragedie deve essere fecondo, deve produrre anticorpi, deve portarci, come hanno sottolineato poc'anzi, con semplicità e con efficacia straordinaria l'Ada Alessandra Rivaroli, fare in modo, e anche la signora Hoffner, fare in modo che simili lacerazioni crudeli nei confronti della libertà, del rispetto dei diritti umani, della convivenza, appartengono a un passato irripetibile. Malgrado queste tragiche esperienze del passato,
assistiamo con angoscia anche oggi, non lontano da noi, a risorgere di conflitti sanguinosi in nome dell'odio, del nazionalismo esasperato, del razzismo. Dall'Ucraina al Medio Oriente, ad altre zone del mondo, la convivenza, la tolleranza, la pace, il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale sono messi a dura prova. I soprusi e le violazioni si moltiplicano e chiamano quanti condividono i valori di libertà e di convivenza a una nuova azione di contrasto morale e politica contro chi minaccia la libertà, il corretto ordine internazionale e le conquiste democratiche e sociali. Pagine buie della storia, anche d'Europa, sembrano volersi riproporre. Disponiamo di un forte antidoto e dobbiamo consolidarlo e svilupparlo sempre di più. La costruzione dell'Unione Europea, pur con i suoi ritardi e le sue carenze, ha rappresentato, come ha fatto ben presente il professor Rossi, il ripudio della barbarie provocata da tutti i totalitarismi del Novecento e la concreta e valida direzione di marcia per guardare al futuro con fiducia e con speranza. In questo quadro, nelle splendide terre di cui parliamo, oggi, grazie alla comune appartenenza all'Unione Europea, non vi sono più barriere o frontiere, ma strade e ponti. La diversità non genera più risentimento o sospetto, ma produce amicizia e progresso. Con Slovenia e Croazia coltiviamo e condividiamo in Europa e nel mondo i valori della democrazia, della libertà, dei diritti e lavoriamo insieme per la pace, per lo sviluppo, per la prosperità dei nostri popoli, amici e fratelli. I giovani lo sanno e lo vivono. Le giovani generazioni lo stanno già facendo da molto tempo, sviluppando un comune senso di appartenenza a una regione che trova nell'ampio spettro di presenze, etnie, storie, culture, tradizioni, la sua preziosa e feconda peculiarità. Gorizia, la città simbolo della divisione, è oggi associata, grazie a una generosa intuizione della Slovenia, a Nova Gorica, due città, due stati, una sola capitale della cultura europea per il 2025. Occorre adesso lavorare alacremente a livello europeo perché, come il ministro Tajani ha poc'anzi ricordato, anche gli altri paesi dei Balcani occidentali, candidati all'ingresso nell'Unione Europea, possono compiere le procedure di adesione senza ritardi e senza indugi. Si tratta anche di una risposta concreta ai pericoli del possibile riaccendersi nella regione di sopiti conflitti di natura etnica o religiosa, che rischierebbero di portare indietro la storia a tempi che non vogliamo più rivivere. Le divisioni, i conflitti, i drammi del passato, la cui memoria ci ferisce tuttora con forza e sofferenza, ci ammoniscono. Onorare le vittime e promuovere la pace, il progresso, la collaborazione e l'integrazione aiuta a impedire il ripetersi di tragici errori causati da disumane ideologie, da esasperati nazionalismi e a non rimanere prigionieri di nemicizie, di rancori, di dannose pretese di rivalsa. Se non possiamo cambiare il passato, possiamo contribuire a costruire un presente e un futuro migliori. All'Europa e al suo modello di democrazia e di sviluppo avanzati guardano nel mondo milioni di persone. L'unità dei suoi popoli è la sua forza, è la sua ricchezza. Il buon senso e l'insegnamento della storia chiedono di non disperderla, ma al contrario di potenziarla, nell'interesse delle nazioni europee e del futuro dei nostri giovani.